Sì, allora l'incontro di oggi era organizzato da Fiaso e dall'Associazione degli Ospedali Pediatrici Italiani, cui il Burlo partecipa insieme agli altri principali ospedali pediatrici. La mia testimonianza era relativa al Burlo, ma anche un po' di tutta la rete degli ospedali pediatrici che stanno affrontando il tema di come gestire al meglio i bisogni di salute, soprattutto di quei bambini che hanno patologie o esiti di patologia che li mettono in una condizione di fragilità. La risposta a questi bisogni nasce innanzitutto dalla consapevolezza dei bisogni, bisogna intercettarli il più precocemente possibile per mettere in atto le misure anche di prevenzione per evitare che le situazioni possano svilupparsi. Devono nascere dalla consapevolezza che non sono mai soltanto bisogni sanitari. I bambini vivono gran parte, gli adolescenti vivono gran parte della loro vita fuori dall'ospedale, in contesti che sono la famiglia, la scuola, dove quindi l'intervento deve essere assolutamente integrato. La risposta sanitaria è importante, soprattutto per stabilizzare le situazioni, ma il vero successo si ha quando si riesce a venire incontro a queste famiglie che spesso sono messe in crisi da patologie anche gravi e comunque anche emotivamente destabilizzanti, mettendo insieme una rete che vede insieme l'ospedale, il territorio, ma anche le scuole, anche i comuni, tutti quegli enti, quelle istituzioni che possono intervenire con misure a supporto. Purtroppo nella realtà questo avviene raramente, nella realtà c'è uno scoordinamento e i familiari, le famiglie devono fare da collegare i vari punti del sistema. Ecco, l'obiettivo nostro viceversa è quello di evitare almeno questa parte della complessità. In questo senso abbiamo sviluppato dei prototipi, in particolare a Trieste, l'IRCCS Burlo Garofalo. Mi piace ricordare che gli IRCCS devono fare anche ricerca gestionale, non solamente ricerca clinica. A Trieste abbiamo sviluppato un accordo con il comune di Trieste per intercettare precocemente i bisogni dei bambini disabili, in modo che anche il comune possa essere pronto a intervenire nel momento in cui il bambino poi torna alla famiglia, torna a scuola, con interventi di vario tipo. Pensiamo al supporto scolastico, pensiamo agli interventi sull'edilizia abitativa, agli interventi di supporto da psicologico, ma anche finanziario che spesso queste famiglie necessitano. Ecco, il lavoro in rete sicuramente è quello che dà la garanzia di risposte adeguate ai bisogni complessi di questi bambini.